video che ho dedicato, non è vero. Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenute in uno dei video dedicati alla scuola. Creiamo l'hashtag Back to School 2017, così non vi perdete nemmeno un post, nemmeno un mio video. Questo in particolare è un video dedicato a tre acconciature veramente facili, senza lacca, senza bisogno di cotonare, senza bisogno di lavare i capelli. Veramente facili. Per quando non abbiamo voglia, ci mettete veramente 2 minuti. Io vi lascio appunto alle acconciature, spero che vi piaccia e ci vediamo dopo. Che palle, era iniziata la scuola. Oh mio Dio, ma che cavolo di capelli ho? Che palle, ci metterò una vita e arriverò in ritardo. E adesso? Fanno schifo. Ah, aspetta! Eureka! Inizio per il primo look separando la frangetta laterale nel mio caso e la fermo con 2 forcine per dedicarmi alla parte dietro. Divido i capelli in 2 parti e mi rendo più facile il lavoro dividendoli e legandoli in 2 ciuccetti, sia nell'estremità più alta sia nell'estremità più bassa, per avere appunto una ciocca più uniforme. E inizio facendo dei nodi, non vi preoccupate, i capelli non vi rimarranno annodati, anzi saranno molto facili da slegare, e inizio a fare dei nodi per tutta la lunghezza. Aggiungo un paio di orecchini e un cappello e il look è praticamente pronto. Per il secondo look invece avrete bisogno solamente di 2 laccetti. Separo la frangetta laterale anche qui, anche qualche ciuffo dall'altro lato, e l'unica cosa che faccio è praticamente dividere di nuovo in 2 capelli, ma questa volta faccio 2 chignon. Non vi preoccupate se vengono disordinati, scombinati, perché è proprio questo l'effetto che vogliamo ottenere. Per questo look ci mettete veramente 30 secondi esatti e lo potete utilizzare per esempio durante l'ora di educazione fisica. Se invece vi capita di vestirvi, che ne so, tutte di nero, potete ravvivare il look utilizzando qualcosa di colorato, in questo caso una bandana. Vado ovviamente di nuovo a separare la frangetta e vado a fare un semplicissimo chignon basso, molto scombinato, non vi preoccupate, e potete fermare i capelli che magari fuoriescono con una semplice forcina. Vado a legare la bandana lasciando l'estremità verso l'alto e vado a fare 2 piccoli nodini. Il look è praticamente finito, vedete anche qui ci avete messo un minuto e mezzo, non lo so. Potete aggiungere qualche piccolo accessorio, io ho aggiunto un choker e un paio di occhiali. E voilà, il gioco è fatto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un pollice in su. Io vi mando un bacione e restate sintonizzati, ma soprattutto sintonizzati sul canale per i video Back to School 2017 SOS Scuola. Fate braglie!